Buonasera a tutti, questa sera ho pensato di proporvi una ricetta veloce e semplice per trattare un filetto di ombrina. Andremo a fare un'ombrina in scabeccio, ovvero aglio, prezzemolo, finocchio come garnish, ma veloce veloce veramente, tornati a casa da una giornata lavorativa, penso che possa essere un'ottima idea. Le preparazioni principali sono solamente quattro: la cottura della nostra ombrina che andremo a cuocere al cartoccio, potrete utilizzare anche un altro pesce tipo un nasello, comunque un pesce magro e delicato. Poi andremo a fare il nostro finocchio stufato veloce veloce, la nostra salsa scabeccio che è a base di aceto, prezzemolo, aglio e olio d'extravergine d'oliva, e poi andremo a realizzare delle chips di aglio e di prezzemolo. Iniziamo subito. Come prima cosa andiamo a realizzare delle chips di aglio. Con l'aiuto della mandolina lo tagliamo finemente. In questo modo otteniamo delle chips sottili che andiamo a mettere in ammollo in acqua corrente per circa 10 minuti in modo tale da eliminare il sapore forte dell'aglio e andare a renderlo un pochino più delicato. Spostiamo quindi le nostre chips in un colino e andiamo a metterle sotto acqua corrente. E andiamo a ricavare delle belle foglie di prezzemolo che andremo a friggere insieme alle chips d'aglio. Olio di semi a circa 170 gradi, andiamo a fare le nostre chips di aglio e di prezzemolo. È quindi il momento di realizzare il nostro cartoccio per il nostro filetto. Posizioniamo il filetto, un goccio d'olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale su entrambi i lati, mi raccomando, un limone e una bella schiacciata di limone, e andiamo a chiuderlo bene bene, mi raccomando, è molto importante che sia ben sigillato in modo tale che non esca il vapore. Il nostro cartoccio è pronto, ben sigillato, lo mettiamo un attimo da parte, prepariamo le ultime due cose in modo tale che quando inforniamo il nostro cartoccio dobbiamo solo tirare la salsa e saltare il finocchio. Prendiamo il nostro finocchio, lo puliamo velocemente e andiamo a tagliarlo a mandolina. Il nostro finocchio è pronto, mettiamo a scaldare due padelle e inforniamo il nostro cartoccio. Siamo pronti, inforniamo il filetto 5 minuti a 200 gradi e prepariamo la salsa. Padella calda, due cucchiai di olio d'oliva, io sto facendo una porzione, così, e aggiungiamo uno spicchio d'aglio in camicia. A questo punto aggiungiamo il nostro prezzemolo tritato finemente, e due cucchiai di aceto di vino bianco morbido. E aggiungiamo anche giusto un pizzico di zucchero. Padella ben ben calda. Andiamo a stufare il nostro finocchio velocemente. Mancano 30 secondi di cottura del pesce. Giusto qualche secondo. Andiamo a mettere un bel po' di limone. Assaggiamo di sale e la nostra insalatina è pronta. Il nostro pesce è cotto. Mettiamo un attimo qui e possiamo impiattare. Mettiamo il nostro finocchio al centro del piatto. E creiamo la base per il nostro filetto. Il primo è perfetto e anche la cottura. Andiamo a posizionare il nostro filetto. Prendiamo la nostra salsa.
andiamo a condire e andiamo a finire con il nostro prezzemolo fritto e l'aglio. Ecco qui la mia ombrina allo scapeccio. A voi e sicuramente vi potete divertire perché è un piatto semplice e veloce. Buona serata e buon appetito a tutti.